Terra amara, anticipazioni mercoledì 11 gennaio, un Carla muore in fin di vita. Nuovo appuntamento con le anticipazioni giornaliere di Terra amara, riguardanti in particolare ciò che andrà in onda mercoledì 11 gennaio 2023 su Canale 5. Sarà una puntata ricca di colpi di scena, con Suleyha che tenterà di togliersi la vita. La donna verrà salvata appena in tempo da un car, la quale ascolterà il consiglio del medico e deciderà di far rinchiudere la nuora in un ospedale psichiatrico. Nel frattempo, Yilmaz cercherà di raggiungere Muigan per chiarirsi con lei, mentre è in procinto di partire per l'America. Terra amara va in onda anche nel pomeriggio di mercoledì 11 gennaio con un nuovo episodio. Tutto riprenderà dal momento in cui Suleyha sarà nella più cupa disperazione, visto che Demir e Unkar le avranno tolto per l'ennesima volta il piccolo Adnan. La donna scriverà una lettera a Yilmaz raccontandogli la verità sulla paternità del bambino. Poi si armerà di una lametta e tenterà di togliersi la vita. Sarà Unkar a questo punto, a trovare la nuora in fin di vita. Unkar chiamerà di corsa il dottor Tunka, il quale riuscirà a salvare la vita a Suleyha. Il medico dirà poi ad Unkar, che la cosa migliore per Suleyha sarebbe quella di farla ricoverare in un ospedale psichiatrico. Ovviamente Unkar non saprà cosa fare e sarà terrorizzata all'idea di far richiudere la nuora. Alla fine però si farà convincere dal medico e quindi, con Agafur e Saniye, organizzerà tutto per il trasferimento di Suleyha in manicomio. Scorrendo le anticipazioni riguardanti il nuovo episodio di Terra Amara, si viene a sapere che Yilmaz vorrebbe raggiungere Muigan per chiarire. La donna, con l'aiuto della madre, si starà organizzando per partire alla volta dell'America. In modo da lasciarsi alle spalle tutto quanto. Infatti la dottoressa ha deciso di lasciare Adan e Yilmaz, dopo essersi resa conto che l'uomo è ancora innamorato di Suleyha. Anche Fekeli, parlando con il figlioccio, cercherà di farlo ragionare sui suoi sentimenti. Ma Yilmaz sarà più che mai deciso a ritrovare Muigan e a non lasciarla fuggire. Dando uno sguardo alle trame successive di Terra Amara, si apprende che Akkaya riuscirà nel suo intento, Muigan infatti non lascerà il paese e tornerà ad Adana insieme a Yilmaz. Anche per Suleyha ci saranno buone notizie, visto che Demir andrà di persona all'ospedale psichiatrico per riportarla a casa.